sotto la capanna, Francesco ordinò ai suoi quattro: vecchi compagni di mille avventure, non abbiate paura. Il padre mi ha buttato nudo fuori nel mondo. E nudo voglio ritornare nelle sue braccia. Voglio morire nudo come il mio Signore, Gesù. Voglio morire nelle braccia di Madonna Povertà, nel seno della Madre Terra, mia sorella. Spogliatemi dunque di tutti i vestiti. A uno gli tolsero tutti i vestiti, fino a lasciarlo nudo. I quattro frati perdette ogni potere di resistenza. E incominciarono a piangere come bambini. Tutti, anche il più sereno, Ruffino. Francesco cercava di nascondere con la destra la sua piaga nel costato. Era ormai un corpo martoriato dal crocifisso e dalle penitenze. Prendetemi, appoggiatemi sulla nuda Madre Terra. Lo presero con delicatezza e lo collocarono sulla nuda terra. Francesco chiuse gli occhi, fece un percorso mentale su tutti quei fecondi 20 anni. E provò immensa soddisfazione e riconoscenza per la missione portata a termine. Poi aprì gli occhi e disse: con la grazia di Dio ho potuto compiere la mia missione. Che Cristo vi aiuti a compiere la vostra. Sorella Madre Terra, voglio dormire le tue viscere, ma prima di addormentarmi, ascolta i battiti riconoscenti del mio cuore. Io ti ringrazio. E riempi di ruscelli e si nascono le alte montagne, le loro acque sono fresche che percorrono le oscure profondità della terra e dissetano la sete dei pellegrini. Grazie, sorella Madre Terra, per le caverne e le grotte
esse splende in maniera particolare il volto di Dio. In esse trovano riparo durante la notte i pellegrini. E in esse si riscaldano i poveri nei lunghi inverni davanti al fuoco. Grazie, sorella terra, per la culla che ci offri, la quale possiamo dormire il sonno eterno. Finita questa liturgia verso Madonna Povertà e di riconoscenza verso la Madre Terra, Francesco, rimanendo in quella posizione, aspettò che gli fosse offerto in elemosina qualche capo di biancheria, poiché, come povero, non aveva diritto a nulla. Manifestò questo desiderio al guardiano della porziuncola, il quale gli porse alcuni vestiti, dicendogli tra le lacrime: intanto il fratello crocifisso andava spegnendosi come una candela. La sua voce si fece sempre più debole. Ad un certo punto Francesco chiamò a sé Frate Leone. Frate Leone, Frate Leone, sorella di Dio, infermiere, segretario, in alcune lunghe giornate io ti saluto, ti chiedo perdono per averti condotto lungo sentieri tortuosi durante le nostre scorrerie cavalleresche per Cristo. Tutte le parole del genere umano sono incapaci di esprimere la riconoscenza che provo nei tuoi confronti. Io ti benedico. Ti aspetto in piedi, davanti all'arco dell'eternità. Addio, benedico con tutte le mie forze e ancora di più tutti i frati assenti. Thank you.
Posso dire amore a tutti, posso dire amore a te, ma non posso più dire amore a me. Nell'osservare la perfezione evangelica. Temeva di morire prima di lui, poiché erano allora ambedue malati gravemente. Avendo notizia che Francesco era moribondo, lasciò il recinto della clausura e scese giù alla Porziuncola per vedere per l'ultima volta il suo amato fratello. Giunta alla capanna, Chiara si sciolse in un pianto senza fine. Francesco, guardando negli occhi la sorella, disse: per me Chiara, sorella Chiara, io piccolo fratello, Madonna Povertà, chiedo a te e le tue sorelle non abbandonare il cammino di povertà, anche se qualcuno dovesse consigliarvi diversamente. Chiara, sorella Chiara, sorella di Madonna Povertà, ti chiedo e vi chiedo di non lasciarsi prendere dalla tristezza. Che in questa occasione sii la grande donna che hai saputo essere sempre. Lentamente, Chiara e le altre sorelle si distaccano dal corpo di Francesco, non piangenti, ma con la gioia della Pasqua che hanno visto in lui. E pregando e cantando le lodi del Signore, ritornano alla clausura di San Damiano. Perciò, se vuoi trovarmi vivo,
vista quella lettera, ha fretta di avvenire a Santa Maria degli Angeli. Se verrai non prima di sabato, non mi potrai trovare vivo. E porta con te un panno scuro, in cui tu possa avvolgere il mio corpo. E cedi per la sepoltura. Ti prego di portarmi anche quei dolci, che tu eri solita prepararmi quando mi trovavo a Roma malato. E sia lodato il Dio. Questo fatela entrare. Avanti. Assaggiamo tutti i saporiti dolci preparati da frate Jacopo. L'elegante signora romana, con i suoi figli e il suo seguito, con profumi e sontuosi vestiti, entra nella capanna mortuaria del povero di Dio. Passava sopra tutte le esigenze monacali di clausura, sorprendente libertà dei figli di Dio. Nella stessa capanna mortuaria, tutti mangiavano con gioia dolciumi. Fu uno spettacolo unico nella storia dello spirito. Che libertà, che maturità! E ne diede da mangiare un pezzetto a ciascuno.
Francesco le dà al suo padre. Forza. Dei Vangeli, pregando che gli fosse letto il brano del Vangelo secondo Giovanni, che inizia con le parole: prima della festa di Pasqua, Gesù, sapendo che era giunta la sua ora di passare da questo mondo al Padre, dopo aver amato i suoi che erano nel mondo, li amò sino alla fine. Mentre cenavano, Gesù, sapendo che il Padre gli aveva dato tutto nelle mani e che era venuto da Dio e a Dio ritornava, si alzò da tavola. Depose le vesti e, preso un asciugatoio, se lo cinse attorno alla vita. Poi versò acqua nel catino e cominciò a lavare i piedi dei discepoli e ad asciugarli
l'asciugatoio di cui si era cinto. Quando ebbe lavato loro i piedi e riprese le vesti, sedette di nuovo e disse loro: sapete ciò che vi ho fatto? Voi mi chiamate maestro e signore, e dite bene, perché lo sono. Se dunque io, il signore e il maestro, ho lavato i vostri piedi, anche voi dovete lavarvi i piedi gli uni gli altri. Vi ho dato infatti l'esempio, perché come ho fatto io, così facciate anche voi. Si fece un silenzio lunghissimo e intenso. I suoi frati e tutta la gente accorsa per guardare l'incontro di Francesco con sorella morte, insieme pregarono così. Preghiamo insieme. Proteggimi, oh Dio, in te mi rifugio. Ho detto a Dio, sei tu il mio Signore, senza di te non ho alcun bene. Il Signore è mia parte di eredità e mio calice, nelle tue mani è la mia vita. Per me la sorte è caduta su luoghi deliziosi e magnifica la mia eredità. Possiamo pregare tutti insieme, eh? C'è del video. Benedico il Signore che mi ha dato consiglio. Anche di notte il mio cuore mi istruisce. Io porgo sempre innanzi a me il Signore. Sta alla mia destra. Non posso vacillare. Di questo gioisce il mio cuore, esulta la mia anima, anche il mio corpo riposa al sicuro, perché non abbandonerai la mia vita nel sepolcro, né lascerai che il tuo santo veda la corruzione. Mi indicherai il sentiero della vita, gioia piena nella tua presenza, dolcezza senza fine alla tua destra. Ascoltando le campane che suonano a festa, mi invitano a partecipare. Che felicità!
Ci fu un lunghissimo silenzio, improvvisamente e senza che nessuno se lo aspettasse. Come se arrivasse da una regione sconosciuta, il povero di Dio alzò la voce e disse: queste mie ultime parole. Mio Signore, ti trascinerò in ginocchio fin sotto i tuoi piedi. Mi siederò alla tua ombra e con le mie mani coprirò le mie nudità. Con le tue mani prenderai le mie, mi abbraccerai, mi innalzerai, dirai: sei frutto del mio amore, ombra, la mia sostanza. Mi bacerai sulla fronte. Porrai una corona di fiori attorno al mio collo, metterai al mio anulare un anello d'oro e un vestito da principe sulle mie nudità. Io guarderò, e là, nel profondo del tuo cuore, vedrò scritto il mio nome. Io ti chiederò: lasciami entrare. Tu mi dirai: entra. Allora io avanzerò in quella immensità. La mia testa si smarrirà. Inizierò a sognare. Spazi dell'universo. Non esiste un altro come te. Tu sei l'unico. Mio Signore, dimmi, vero che i tuoi piedi hanno camminato per secoli e secoli e per tutti i mondi. Dietro la mia ombra fuggitiva, dimmi, è vero che quando sono stanco,